Ehi hey ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Stanno passando macchine davanti all'intro in retromarcia. Facciamo finta di nulla. Abbiamo trovato un posticino all'ombra perché oggi vogliamo fare qualcosa di particolare. Quindi sì, siamo in mezzo a una strada, cioè tecnicamente questa è una strada. Esattamente. Dove passano le macchine. Vabbè, lo vedono anche dalla mappa del gioco, quindi lo capiscono. Allora, aspetta, prima che inizi a spiegare vorrei dire che siamo al porto di Cagliari. Okay. Ora saremo seduti in questo video appunto per quello che dovrei andare a spiegare. Esatto. Però nel prossimo episodio abbiamo fatto un video in cui vi facciamo vedere benissimo il porto. Vi faccio vedere un'anteprima, è bellissimo. Esattamente, il prossimo video passeggiamo un pochettino, vi mostriamo tutta la zona, davvero esatto. Carina. Mentre questa volta vi facciamo vedere un trucchetto che ci è venuto in mente, super elaborato. Per salire di livelli, non so quanti riusciremo a farne, siamo al 12, io vorrei puntare al 15, te lo dico, mi allargo tantissimo. Quindi non so tre se ci riusciamo, così. Però bellissimo. Sarebbe bello. Allora, praticamente abbiamo due Pokéstop. Noi ci attiviamo i due chip in questi due Pokéstop che permette... La Roma, mi piace come di chiamarla Roma. È la Roma, però invece che essere personale viene messo nei due Pokéstop. Okay. Quindi in pratica se noi lo attiviamo ci può andare chiunque a, esatto, a prendere i Pokémon. Esattamente, insomma. Vedi, ne abbiamo due. Iniziamo ad attivare questo qui. E praticamente quindi per 30 minuti troveremo un sacco di Pokémon. Allo stesso tempo noi attiviamo il Fortunuovo che ci raddoppia l'exp che facciamo per 30 minuti. Quindi tutti i Pokémon che prendiamo ci danno il doppio dell'exp. Perfetto. In più evolveremo tutti i Pokémon che abbiamo catturato fino ad ora, che non abbiamo ancora evoluto di proposito, diciamo. Abbiamo aspettato ad evolverli appunto per cercare di fare i livelli tutti assieme. Esattamente, ovviamente dobbiamo cercare anche di fare i lanci che danno più exp, perché anche quella è raddoppiata. Quindi cercare di fare almeno il bravo diventa fondamentale. Pronta? Guardami. Vai. Spam. Cerca di fare È missato, dicevo di eccellente, invece è missato. Scusate, taglio. Facciamo finta di nulla. Regia. Facciamo finta. Bravo! Di nulla. Perfetto, bravissimo. Adesso se noi lo prendiamo ci dà 200 punti esperienza per averlo catturato e 100 per il bravo. Quindi 300. No. No, non ti li dà perché è fuggito. È un Zubat. Vabbè, Zubat. Esce fuori dalla Pokéball, capito? Cos'è che guardalo, continua a uscire. 200, quindi perfetto, raddoppiato, perfetto, proprio perfetto. Perché abbiamo il Fortunuovo. Ci prendiamo anche il Pokéstop perché si è aggiornato, quindi lo possiamo riprendere. Anche una bellissima Mega Ball. In questo modo abbiamo preso 100 di esperienza invece che 50. Adesso devo andare ad attivare l'altro Pokéstop. Venga con me almeno una volta, dai. No, dai, vieni. Allora, certo, dobbiamo attivare anche questo, però siamo troppo lontani per attivarlo. Praticamente da lì in poi facciamo avanti e indietro in questi due Pokéstop. Farò avanti e indietro tra questi due Pokéstop. Noi ci prendiamo tutti i Pokémon facendo un sacco di esperienza e nel mentre che aspettiamo che compaiano altri Pokémon evolviamo quelli che abbiamo. In questo modo dovremo fare tantissima esperienza. Iniziamo a prenderci anche il Pokéstop, dato che siamo qua e c'è un sacco di exp. Ho già potenziato anche questo, ok. Bravissimo. Abbiamo ancora 28 minuti, quindi dovremo fare un sacco di roba. Aspettiamo che compaia il primo Pokémon, lo catturiamo e ci risediamo all'ombra. Ok, perfetto, okay? Così non ti lamenti. Risediamo, okay. Evolviamo tutti quelli che abbiamo. E già così dovremo fare tantissima esperienza, esatto. Perché ne dà già molta evolvere. Raddoppiata diventa tantissimo. Attenzione, no. Un Ekans, signori, okay. Cerchiamo sì, almeno esatto. Di fare un bravo, vediamo se ce la faccio. Mi faccio l'ombra col cappello da solo in modo da vedere meglio lo schermo. Niente, bravo, mi dispiace, non ce l'ho fatta, lo non so. Non sei bravo, non sembrava la Non sono di bravo, no, sono no. Eccellente. Anche se lo faccio una volta al giorno, l'eccellente. Ok, preso anche questo, altri 200 punti esperienza, okay. Guarda che tattiche fissime che facciamo vedere. Ok, e adesso la foca si è allontanata, quindi abbiamo sbagliato. Vabbè, ci sediamo, niente foca. Ci sediamo ed evolviamo i Pokémon, ok? Siamo pronti ad evolvere, anche la prima volta che evolviamo dei Pokémon, quindi sarà una figata. Da chi vuoi partire? Vuoi partire da un PJ che diventa un PJ8? Da tutti quelli che ci fanno fare esperienza per livellare. Mi piace vedere il personaggio livellare. Allora partiamo da Growlithe. Sì, che ne troviamo tantissimi di Growlithe. Esatto, anche se costa 50 ed è tantissimo. Vediamo, dobbiamo potenziare ovviamente il nostro più forte. Questo è un 373. Quindi quasi sicuramente sarà il più forte, un bestione improponibile. Bello, meglio, così iniziamo ad avere anche dei Pokémon fortissimi, vai. Vai a evolvere, sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, guarda che carino. Attenzione, partono le urla. Oh mio Dio, sta andando di sculattamento, guardalo. Vola. Arcanite. Eccolo. È bellissimo. Guarda, guarda che bello. Voglio 900 di vita. Non è vita, PL. Scusatemi ogni volta. Ogni volta dici vita. 900. Ok, ce l'ha dato per il Pokédex. Registrato, perfetto.
E adesso? E c'è la sua testa, 840. Siamo vicini ai 900, dai, non è malissimo. Abbiamo creato una bestia fortissima, guardate quanto è fiero. È gigantesco. Guarda la coda che bella, è gigante. Bellissimo. Gigante, bellissimo. E tutto questo quanto XP ci dà, ad esempio, quindi 2000. È tantissimo. È tantissimo. Ok, ok, ci abbiamo. Ah no, aspetta, forse sai che riesco ad acchiapparlo da qua, guarda. Guarda. Sì, così perfetto, neanche ci alziamo, rimaniamo bello, all'ombra bello, e continuiamo ad evolvere. All'ombra. Catturiamo ed evolviamo, catturiamo ed evolviamo tutto il tempo. Così per mezz'ora e dovremo arrivare a un livello. Voglio specificare che c'è un'altra parte della tattica, perché quindi c'è attivare due Pokéstop vicini, catturare tutti i Pokémon possibili, nel mentre evolvere tutti i Pokémon che si hanno catturati fino a quel momento. Come ultima cosa, schiudere le uova. Noi avevamo preparato 3 uova da 5 km, ma abbiamo sbagliato camminando, abbiamo fatto un po' troppo e si sono evolute. Si sono schiuse. Quelli erano 3000 di esperienza, una 9000 esperienza, che era un livello solo quello. È da ieri che stiamo camminando come, sì, come non so che cosa per far schiudere le uova e oggi siamo stati molto felici quando è successo. Dimenticati, no? Cioè, no, questo è per far capire quanto siamo furbi. Tanto, sì, sì, era sì, giusto sì. Per non so perché capire. Abbiamo smesso di pensare che c'erano, mancavano 200 metri tipo. Non ne ho idea. Non ci abbiamo più pensato e tac, è andato. Allora, è colpa del caldo, ci ha fatto venire troppo caldo al cervello e non ci abbiamo più pensato. Ma tu il caldo al cervello ce l'hai sempre. Lo so, però vabbè, almeno lo uso come giustificazione. Okay. Ci stai, ci stai. Stavo cercando di catturare uno Spearow. Ma come ho fatto a moncorlo? Pronta? No, no. Guarda, abbiamo 60 caramelle, quindi ne possiamo evolvere 5. E quindi pensa quanto XP facciamo. Fai evolvere, iniziamo. Dai. Possiamo dai. Saltare un po' di animazione, no? Perché inizia, cioè, se dobbiamo farlo 5 volte è un po' problematico, diciamolo. PG8, PG8, PG8. Oggi stai battendo, non stai zitto un attimo. Guardalo, bellissimo. Ma la cresta rotta, la vorresti anche tu? Sì, me la faccio, rotta. Così all'indietro, bellissima. Te la faccio, allora, te la faccio io. Vediamo un pochettino quanta di vita secondo te lui. Lui sarà scarsino, te lo dico. 500. 300. Ci sono andata anche fin troppo gentile. Ok, partiamo da questo matchup. 200 PL, quindi non è male. Ce ne costa 25 bello, caramelle bello. Potenziarlo. E diventa Graveler, credo. O Machoke. No, Graveler è un altro Pokémon. Machoke, secondo me. Graveler è da Geodude. Sì, Geodude. No, Graveler Golem, credo sia. Non è un Pokémon a sé. Non, no, non mi no, ricordo. No, no, no. Allora, io eccolo! Boh, fortissimo. Non urlare. Ha fatto l'eco in tutto il porto. Io lo vorrei potentissimo. Dire. Guardalo, scusami, cioè vedi una cosa bello, del genere, bello. 321. Machoke, vedi, è Machoke, avevamo ragione. Bello forte, punti esperienza. Io vorrei che ci scriva i punti esperienza che facciamo 1000, quindi vedete, cioè facciamo 1000 con questi Pokémon, 2000 con quelli più potenti. Un tot catturando questi si livella tantissimo. Fortissimi, fortissimi. Se avessimo avuto anche le uova. Continua a ripeterlo. Se un livello ci chiede 10.000, 3 uova erano 9.000, avremmo fatto un livello solo di uova, cioè sarebbe stato bellissimo. Sei e invece scarso. No, è colpa tua, diciamo, è colpa tua, lo so. Hai lo camminato tutti. Allora, il telefono ce l'hai in mano tu, sei tu che hai camminato troppo, quindi in effetti. No, ho ragione io. Manca ragione poco io. A livello 13 potenziamo un altro PJ, direi che tanto di quelli siamo sicuri che ne abbiamo tantissimi. PJ, PJ, dove siete? Un bel PJ, grazie, eccolo qua, guardalo lui, 159, bello, fierissimo. Bello. Puoi evolvere? Sì, di sicuro il 14 lo riusciamo a fare. Adesso dobbiamo evolvere un po' di Pokémon carini, abbiamo Ekans da evolvere, forse abbiamo anche Stand Show, quello lì, quello quel capito? Sì, hai capito? No. Cioè, questo qua esce, allora facciamo che gli diamo, tieni una bacca, mangia, guarda okay. Che buona. Niam 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 niam. Vado? Ha fatto vai. Un attacco, aspetta, la rivoglio. Ma okay. Perché è così fastidioso? Smettila. Perché arancione, ti crede forte. Pensa di essere prezioso, quando a noi non ci frega nulla di averlo. Vogliamo soltanto l'esperienza che ci dà. Esatto, perché assolutamente. Il catturarlo ci interessa poco. E finalmente l'ha capito. Dopo 10 volte voleva fare un po' il prezioso. Meglio tardi che mai. Voleva comparire per un po' di tempo nel video, secondo me. Sì. Comunque ce ne mancano 5 per evolvere pure uno di lui, che sarebbe una bella di botta esperienza. Una botta di esperienza. E ne abbiamo da trasferire. Quindi forse ci riusciamo. Allora, stai zitta, grazie. Guarda questo Zubat, primo colpo. Con le uova avremmo fatto anche il 15, è un po' un peccato. Specifichiamolo, è esatto. Davvero quindi, un peccato. Se riproducete la tattica potete fare almeno 3 livelli anche in alto, perché comunque al 12 siamo già a livelli alti. Esatto, li fate sicuramente. Guarda, un Ekans potentissimo, vai, da potenziare. Ekans diventa figo voluto, eh. Sì, vedente sì. Come io l'ho catturata la bello, bello, bello. Vai, ma io l'ho catturata. Ci stiamo anche avvicinando a 60 Pokémon su 142, quindi siamo quasi alla metà dei Pokémon presi. Inizierà a diventare guarda, difficile. Guarda, io ce l'ho già. Oh, bellissimo. Bellissimo, ma ti morsica. No, non puoi. Capo via correndo. Go, guarda.
che questo qua è quello che abbiamo preso, è fighissimo. L'abbiamo preso anche questo. Questo è potente. Bellissime. Secondo me sarà anche alto perché questo l'avevo messo già bello alto, quindi okay. Mi aspetto almeno un 500, potrà essere utile. Aspetta per qualche che passa palestra. La macchina, non vorrei mettermi in mezzo, okay, ci passa, perfetto. Mettono. 623, fortissimo. Fortissimo. Ora catturare, indovina un po', sempre loro. Sempre i magmemite ci stanno uccidendo anche se siamo in un porto. Ok, evolviamo un Zubat, anche questo ci darà 2000 di esperienza, quindi forse facciamo il 14 con questo. Poi abbiamo almeno altre 3-4 evoluzioni a fare, mancano tipo 4 minuti e 30. Dobbiamo essere velocissimi. Sto entrando nel panico. Se ci facesse saltare questa animazione sarebbe molto più semplice. Sì, forse l'hanno fatta apposta. Questo non mi ricordo se ce l'avevo già. Ah no, sì, forse io uno ce l'avevo. No, non ce l'ho. Però lo vorrei almeno 5,50, dai, fortissimo, fortissimo. 552, c'è bellissimo. Ci hai azzeccato stavolta, ci hai azzeccato. Ok, adesso ci serve evolvere un Sand Shroom, ok, che io non so mai dire. Guarda come le dici bene i nomi dei Pokémon. Vero? Benissimo. Sono un campione innato di nominatore di Pokémon. 114 il più forte che ho visto, aiutami. Sì, anch'io, anch'io. 151, 173. Ok, abbiamo 34 secondi per evolverlo, velocissimi. Ok, questa è l'ultima botta di esperienza che riusciamo a fare. Comunque, livello 14 fatto, arriviamo più o meno a 14 e mezzo. Con le uova avremo fatto nettamente anche il 15, quindi 3 livelli in 30 esatto, minuti, dal 12 al 15 soprattutto, che comunque chiede tantissima esperienza. Quindi è un sistema fighissimo, è un sistema sì, bello. Va bene, preparate le uova e tutti i Pokémon da evolvere li fate sicuramente. Esattamente, fortuna uovo poi ne avete due, perché noi ne abbiamo usato uno ma ne abbiamo due. Quando sei più o meno a questo livello ne hai addirittura due. Quindi anche questa cosa è una cosa che si può tranquillamente fare. Facciamo vedere un pochettino. Sì, vedi, livello 14 adesso, ce lo stai dicendo, ma l'abbiamo fatto. Vabbè, da un po' da 2 ore. Altri 10 fatto. Megaball, grazie, lo sapete che quella cosa arriva in ritardo. Ed è finito, giusto giusto. Ci prendiamo giusto questo Pokémon per consolazione, dai, esatto. Ce l'abbiamo, ce lo prendiamo, vieni qua Volto, vieni qua, opla, vedi, non riesco a farglielo comunque, perché, ah, te è troppo grande, anche secondo me non riesco a misurare la grandezza della strana. Sua testa. Quindi, ricapitolando, abbiamo fatto il 14, si sarebbe potuto fare il 15, ma va bene anche così, e bene, dai, 14 è andata bene, fatta, spero di trovare almeno uno Squirtle, dato che appunto abbiamo avuto a che fare con tantissimi Pokémon, ce lo segna 3, lo vorrei cercare, ma c'è troppo caldo, quindi... Lasciamo così e ci fermiamo, va bene? Mm-hmm. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao ciao! Ciao, ciao.